Are you ready? Siamo con il presidente di Automobile Club Lecce, Aurelio Filippi Filippi. Un bel bilancio questa seconda edizione dello Slalom Torre del Mito. Beh, direi un ottimo bilancio. Si vede che la gente aveva proprio necessità di rimettersi per la strada e di divertirsi, perché i numeri di questa manifestazione sono ottimi. Ci lasciano per sperare che tutte le manifestazioni automobilistiche di quest'anno riescano a suscitare lo stesso interesse. La giornata era splendida, i tanti iscritti, diciamo, non se li aspettava neanche l'organizzatore, neanche noi come automobilisti. La manifestazione è stata molto bella, i piloti si sono divertiti, le macchine sono macchine particolari, quelle che fanno lo slalom, quindi sono diciamo, quasi tutti prototipi. È stata una bella manifestazione e spero che si concluda nella stessa maniera con cui si è svolta, cioè in maniera molto bella. Ma la prima volta nel Salento hai dominato? Sì, ho fatto la ricognizione, abbiamo un bocone per il segnarsi, poi l'abbiamo sostituito, abbiamo tutte le marce di carro. Niente, sono contento, un posto eccezionale, abbiamo avuto un'accoglienza particolare e anche l'organizzazione, faccio complimenti a tutti, è stata un'organizzazione eccezionale, che nulla da invidiare a nessuna gara di carico. Castellano vince nettamente questa seconda edizione dello slalom Torre del Mito, però
non vieni dal slalom, ma vieni dalle vittorie delle cono scalate. Le ultime anche perché delle cono scalate, questa macchina è una macchina nuova di Mitarello. E sono andato a farmi questa gara per provarla anche nello slalom. Però stiamo in configurazione sempre da sempre, non è una macchina per fare slalom, diciamo. Ce l'abbiamo per fare con la scalata. La Osella. Osella, chiave di 1B. Questo successo così importante è netto a chi lo voglio dedicare. E a tutte le persone che mi aiutano a fare questo. Perché sta dietro a me ci sta mio padre, mio fratello, ci sta il meccanico, il Papa 74, l'RM Moro, tutto qua. Una parola, una frase per definire queste squadre? Eccezionale, spettacolo e grande successo per questa prima gara automobilistica pugliese del 2021. Sì, siamo soddisfatti della riuscita della manifestazione. Sono contento per gli equipaggi che sono venuti da fuori a partecipare, sono delle vetture molto belle. E poi soprattutto veramente sono contento perché tutto ha funzionato bene. Veramente devo ringraziare tutti i collaboratori, la Civilecce, i commissari della Civilecce e tutto quello che riguarda la sicurezza, perché fare una gara vuol dire implementare un cordone di organizzazione non indifferente. E questo per dare soddisfazione ai piloti. Loro sono rimasti contenti perché il percorso è veramente molto molto bello. La Liberana di Santo Cesare Terme non ha bisogno di essere, diciamo, lodata, la conoscono tutti. Poi oggi la giornata bellissima e il fondo del mare ha fatto la cornice perfetta. Peccato per l'unico inconveniente della zona rossa, ma si è comunque corso con lo spettacolo e si è potuto ammirare tramite i canali social. Sì, abbiamo dovuto fare la gara per la soddisfazione dei piloti anche in zona rossa, grazie al protocollo Covid. E per il pubblico ci ha seguito da casa grazie ai canali social e grazie al gruppo SSR, Tutto Talento Rally, a Radio K e alla pagina Facebook Automotive Talento.